Buonasera, buonasera, bentornati in diretta dalla Palattacca. Abbiamo raccontato prima Cassano Pontinia, ahimè, conclusosi con la vittoria delle ospiti per 26-27, però bella prestazione delle nostre ragazze. Ed ora di nuovo in pista, in campo per la Serie A Gold maschile, prima giornata di ritorno, 14esima totale. Cassano che in teoria ha raggiunto l'ottavo posto che dà la certezza della partecipazione alla Coppa Italia. Diciamo, c'è da recuperare la famosa partita con Secchia Rubiera. Cassano rischierebbe di non essere più ottavo nel caso perdesse in casa con il Secchia di 14 reti di scarto. Vogliamo augurarci che sia un'opportunità remota, però la matematica dà questa possibilità al Siracusa di accedere a Coppa Italia. Quindi dovremo aspettare il recupero della partita della Secchia che avverrà l'11 gennaio. Diamo questa notizia. Però ora torniamo invece sulla cronaca di oggi, ospite il Romagna per questa prima partita di ritorno e partiamo subito con le formazioni. Eccoci qua, partiamo proprio dalla Palamano Romagna che schiera con il numero 3 Mengoli, con il numero 4 Amaroli, con il numero 5 Fioretti, con il numero 6 Albertini, con il numero 8 Chiarini, con il numero 10 Essam, con il numero 11 Gollini, con il numero 12 Tassinari, il capitano, con 14 Tondini, con 15 Rotaru, con 16 Redaelli, con 18 Di Domenico, con il 20 Rinaldo, con il 22 Mandelli, con il 23 Ramondini e con l'88 Antic, in panchina ovviamente Domenico Tassinari. Passiamo a Cassano, mentre le squadre stanno entrando in campo agli ordini degli arbitri Rim e Plotteger con commissario Aldea. E ora passiamo alla formazione del Cassano, con 12 Monciardini, con 14 Lazzari, con 19 Saitta, con 27 Labruna, con 29 Branca, con 30 Bassanese, col 43 Salvati, col 44 Kabir, col 67 Borghi, col 77 Dorio, capitano, 81 Visentin, 85 Mazza, 91 Savini, 93 Riva, 99 Albanini, con numero 10, un gradito ritorno, Alessio Moretti, ovviamente non potrà essere schierato in campo, però ci fa piacere vederlo, quantomeno pronto a tornare in panchina con i suoi compagni, a dare una mano, lo vediamo già appunto con la cartellina del coach per fare gli schemi e le posizioni in campo, poi aiuterà anche con lo scorpo, però ci fa piacere vedere di nuovo Alessio in a referto quantomeno. Bene, ringraziamo subito tutta la crew, poi pronti a entrare in partita, quindi alla telecamera Davide Cenci ha dato il cambio a Davide Milan, alla console tecnica sempre il buon Davide Bianchi e qui a fianco a me sempre il buon Cristiano Baggio. E ovviamente il grandissimo Luca Basile, always al commento, non è vero? E poi me lo stavo dimenticando che questa volta abbiamo come prima Silvano Leonardo allo scoring, grande, che ci grande dà tutti quei numeri che e noi se ogni noi tanto possiamo ci dire fare i brillantoni è perché qualcuno è lì che fa il lavoro sporco, diciamo così. Grazie Silvano. Bene. Abbiamo detto gli arbitri Rim e Plotteger, poi primo possesso palla per gli ospiti, quindi primo attacco per la Palamano Romagna in casacca rossa e blu, quindi maggior parte rossa, pantaloncini, maniche blu. Cassano invece per classico maglia amaranto con inserti neri, quindi la versione dark. Il Romagna parte con Tassinari in centro, poi a sinistra con numero 8 abbiamo Dario Chiarini, a destra con il numero 12. Prova e subito va a colpo sicuro dai 9 metri il numero 15 del Romagna, Rotaru Alexandru. Risponde Dorio. Risponde subito Mattia Dorio. Uno pari. Poi completiamo a pivot numero 10 e Sam Mohamed. Ci mancava l'ala, le due ali, poi adesso andremo a recuperare i numeri di maglia delle ali. Intanto prova a girare palla a Tassinari, ma viene bloccato. Quindi all'ala sinistra con numero 18 abbiamo Di Domenico Martin. E questa volta arriva, si oppone. Tanto però è rimasto a terra, ma si rialza. Numero 6, l'ala che ha effettuato il tiro adesso, Tommaso Albertini. Mazza entra senza nessun tipo di fatica.
suggerimento da parte del compagno Jack Savini, si infila nelle maglie della difesa con una certa facilità. 2-1. Dopo il vantaggio iniziale del Romagna, Cassano ribalta subito il punteggio, 2-1. Poi andiamo velocemente a leggervi anche il programma di questa prima giornata di ritorno. Tanto Romagna che prova, capisce Ruba tutto palla. Però Branca, passaggio Savini, nessuno va al traino e peccato perché poteva essere un contropiede. Eccoci qua con la prima di ritorno, intanto vediamo che Cassano ha fatto azioni veloci anche questa volta. Saita. Questa volta dall'ala destra. Sul primo palo di precisione. Quindi credo che la classifica e la giornata le leggeremo al primo time out. Ma guarda che sono partiti bei precisi qua. Non ci hanno dato chance. No, secondo me è meglio che te la tieni per un time out, per un momento di stanca magari, perché qui è un gol dietro l'altro, un'azione dietro l'altra, quindi tante Romagna che manovra. Tanto abbiamo detto tutto tranne i due portieri, quindi Martino Redaelli per il Romagna e Nicolò Riva per il Cassano. Tanto rimane a terra, si lamenta per un intervento che a suo giudizio era un po' più impattante. Comunque 9 metri già battuti Sinari, col suo terzino incrocia che bello gol. Che bello Chiarini, numero 8, bellissimo. Abbiamo proprio visto, eravamo in asse come si suol dire con il tiro, quindi sì, molto bello, quando si non riesce poteva arrivarci, avere queste angolazioni, vedere la palla dritta per dritta. 3-2. Jack al centro, cambia posto con Salvati. Questa un po' più profonda, si parte da 1-0, ma vediamo il secondo difensore su Mazza. Quanto spazio! Però buono la para l'intervento del portiere Redaelli. Però Redaelli, sì. Peccato Martino perché intanto il gioco è già ripreso, ma ancora doppio intervento per doppietta di Redaelli. Portiere originario di Molteno. Ops. Finisce in alto, l'arbitro non ha nulla da. Intanto parte il contropiede con Saita. E va. Bravo Saita a liberarsi dell'uomo con uno scavalcamento. Quindi contropiede con scavalcamento e poi anche se Redaelli, devo dire, era lì. Sì, perché ormai a quel punto Saita poteva solo tirare su quell'angolo, quindi ha provato a colpirlo, ma tiro molto preciso, molto potente. Tanto Gabriele Salvati ha provato la furbata, ma non gli è venuta. Attenzione Tassinari, uno contro uno, ma Jack scontra con Kabir e Jack. Intanto vediamo che probabilmente c'è un cambio attacco e difesa con Kabir che fa lo specialista difensivo. Poteva pallone, rubare palla sì, Filippo, poteva essere presso un attimo intercettato quel pallone. Attenzione, lì. Palla che arriva all'ala, ma deve fermarsi. Ci ripensa. Ancora Tassinari. Di precisione. Bel tiro anche questo di Tassinari. C'è un cambio attacco e difesa per il Romagna, perché vediamo lo stesso Tassinari che rientra, è vero. Andare in panchina. 4-3. Sostituito dal numero 5 in difesa, vale a dire Nicolò Fioretti, anzi Grigori Nicolò Fioretti, italo-russo, quindi doppia cittadinanza per il numero 5 molto della Romagna. Bene, tanto Salvini al centro, sicuramente a parte lo schema, infatti cambio di posto con Mazza. Riceve in questo momento, prova ad andare a incrociare, c'è la faura della fine, Savini a liberare Branca, ma il passaggio non è preciso. Salvati prova a infilarsi, viene fermato, semplice 9 metri ma è passivo, con le però buone anche un po' con le cattive. Ora bisognerà andare alla conclusione. Che bello, bello. Bel taglio di Saita con Savini che lo guardava da lontano e poi giustamente ha anche deciso di passargli la palla, vista lo spazio che aveva. Okay. E non lo teniamo. Risponde subito con il pivot numero 10 e Sam. Sì, non puoi dire secondo me le formazioni, quelle cose non le puoi fare adesso. Vedi che è 6 minuti e mezzo che continua a destra e a manca.
si riparte. Tanto c'è sì un cambio attacco di difesa per Cassano, ma non si tratta di Kabir, bensì è Dorio che gioca in difesa per dare riposo a Mazza. Eccolo qua lo stesso Federico, prova la penetrazione sull'auto di sinistra, ma viene ancora una volta ben controllato. 5-4 punteggio. Va Filippo, che bello! Bravo Filippo! Suntuoso dall'ala sinistra, non aveva tantissimo angolo, ma se l'è fatto bastare. Attenzione perché siamo già dalla parte opposta, poi ruba palla Saitta, ma c'era fallo di un compagno prima, quindi rimane sì. In attacco in Romagna. Tanto sono già passati 7 minuti. 6-4 il punteggio a favore di Cassano, ma Romagna sta attaccando. Prova il cambio di direzione, torna di nuovo a Tassinari, prova a passaggio al pivot, ma c'è ancora fallo. Cassano in difficoltà in difesa, stanno faticando molto, devono ricorrere a maniere forti. Ancora Tassinari, ancora per Essam, si scontra con Kabir, credo ci sarà la prima sanzione del match. Credo per Kabir appunto. Sì, cartellino giallo. E fanno fatica un po' a tenerlo il numero 10. C'è anche da dire che i blocchi sono molto arcigni. Tanto prova a tornare fuori, prova da finta, passaggio per l'ala, però interviene Riva, c'è Riva, neutralizza. L'ala destra, il numero salvati, passaggio era per Usman, ma contropiede, fuori misura. Ancora Riva neutralizza dopo il tiro di Albertini, neutralizza anche il tiro di Domenico. Prima la destra, poi la sinistra in contropiede. Doppio intervento del nostro portierone. Beh, è la terza parata una dietro l'altra, di cui due davvero nella stessa azione. Questo ovviamente favorisce Cassano, che può così tentare di mettere un po' di distanza. Il più tre. Mazza. Savini deve fermarsi, chiude bene la difesa ospite. Attenzione al taglio. Salvati, Mazza da fuori. E va. Nonostante, io mi sembra di aver sentito una mezza deviazione, la palla si insacca. Abbiamo visto Redelli spostarsi nettamente in anticipo da un lato, ma la palla è passata da parte opposta, quindi credo anch'io che non è evidentissima, ma più che altro abbiamo sentito il rumore di... Sì, il rumore si è sentito abbastanza chiaramente. Però 7 nella palamano non esistono gli autoreti, quindi il gol è di Mazza. E certo. Tanto ancora Romagna che manovra in attacco con una Rotaro, difesa. Uno contro uno, ma fa buona guardia a Kabir. Attenzione a Piu che si muove là dietro. Poi... Si è trovato libero tirare, però... Ha colto un attimo Tassinari. Perché... Il tiro non era forte, però era sicuramente angolato, repentino. Però arriva... Ha avuto sufficiente riflesso. Kabir lotta, riesce comunque a conquistare un 9 metri. Sembrava aver perso la palla, ma c'era anche stato un contatto falloso. Il possesso palla viene restituito agli Amaranto. La palla non è riuscito a agganciarla subito, se no poteva essere qualcosa di più. Tanto va. Gira palla Savini, Mazza, ancora Savini. Difesa che intanto è diventata 5-1 per doppio il Romagna. Doppio pivot. Mazza che si avvicina. Ha tentato il tiro incrociato anche per un marchio di fabbrica questo, ma è stato caricato sulla linea dei 9 metri e tra l'altro si chiede l'intervento dei cleaner. È curioso la maglia del Romagna, perché ho visto adesso sul davanti il numero sulla spalla, adesso ho finalmente trovato dove è il numero, però forse si fa più a guardare sul lato dei pantaloncini anche con sì, che è bello grande lì. Soprattutto è chiaro su scuro, esatto, quindi il contrasto, aiuta evidente. La lettura. Attenzione, Jack prova ad andare via, però scarliga, come si usa dire qua in lingua autoctona, diciamo. Scarliga. Ancora ci riprova Salvati, servizio per Saitta, ancora sul primo palo. Incredibile, non è ancora riuscito a leggerlo. Stavo ribaltando Redelli, dalla sedia. Più 4, tenta la fuga a Cassano,
soprattutto Romagna, anche grazie agli interventi di Riva, non segna da qualche minuto, praticamente 5, altrettante sono anche le parate di Riva, quindi si giustifica questa astinenza da gol per il Romagna. Tanto esce Dorio, esatto, entra Mazza. Cambio attacco e difesa per permettere di avere Federico relativamente fresco per la fase offensiva. Invece gli altri si devono sobbarcare il doppio lavoro, poi probabilmente ci saranno delle rotazioni anche sul cambio attacco e difesa, presumiamo. Salvati uno contro uno, scarica a Bank, però la palla gli è stata toccata e non è arrivata a prenderla, quindi recupera palla in Romagna, si riversa dalle nostre parti, Rotaru. Scorre bene la difesa del Cassano, vediamo, intanto passaggio impreciso. Mancava Tassinari perché c'era, non era stato eseguito il cambio attacco e difesa sulla seconda fase, quindi va ora a riprendere la sua posizione in cabina di regia Fabrizio Tassinari, ricordiamo anche capitano della formazione emiliana, anzi romagnola, quando si Romagna, credo che sia Romagna. Certo. Loro ci tengono a questa sottile differenza. Caspita, ma lo dico anch'io da mezzo romagnolo. Guai a confondere. Guai a te, guai a te. Savini. Eccolo. Scarica, questa volta arriva la palla Filippo Banca, però no. Il giocatore pensa addirittura cadendo. Cadendo. Involontariamente a impedire lo stacco a quel punto. Perde palla Filippo, peccato. Ma due su due gli sono successe cose strane nella ricezione della palla, Sta di fatto che si rimane sul più 4 per Cassano. Tanto Salvati profondissimo a disturbare le linee di passaggio. Prova da fuori, un missile però abbondantemente sopra la traversa. Riparte Cassano, Salvati, Savini, ancora Salvati. Cambio direzione, va dentro ma viene atterrato dai due difensori della Romagna. Spazio c'era ma si è chiuso rapidamente, nulla potuto. Comunque 9 metri già battuto. Tanto giro di palla giusto per organizzare. Viene posizionato il pivot, Usman al centro. Savini incrocia con Federico. Salvati, allungazione del Cassano, Mazza si libera bene al centro e va a realizzare. È incredibile come riesca a trovare il modo di infilare la palla da ovunque si trovi e senza forzare il tiro. Poi probabilmente giocando momentaneamente a destra ha tolto riferimenti ai difensori, perché sicuro. Federico raramente lo vediamo su questo lato del campo, ne ha approfittato perché un attimo di decisione si è trovato un varco di 3 metri in cui si è prontamente infilato e realizzato il massimo vantaggio, più 5, 9-4 per il Cassano. Soprattutto Romagna che non segna dal sesto minuto, ne sono passati 8 dall'ultima rete degli ospiti. E tanta responsabilità ce l'arriva, come dicevamo, su questo. Forse anche aiutato dalla difesa. Rotaru, ancora il giro di palla. Tanto vediamo col numero 88 entrato. Ancora arriva. Antic. Ancora arriva. Sì, parata non evidente, però QB quanto basta. Tanto è chiara la strategia della difesa del Cassano, quella proprio di togliere riferimento al passaggio al centro. È andato altissimo. Però qua ci fumiamo. 7 metri, Antic, appena entrato in campo, subito fa sentire la differenza. Tutto pronto, Antic contro Riva. Ha mischiato un po' le carte Tassinari, quindi spostato Rotaru al centro, Antic a sinistra e Fioretti a destra. Questa battaglia di terzi, intanto lo stesso Antic va a trasformare il tiro dei 7 metri. Sì, Riva ha chiuso giusto Riva, però un fine in ritardo. Per cui la palla... lungo digiuno. 9-5. Tanto mezzo tempo se n'è già andato però. Cambio tra le file del Cassano, dentro Bassanese a posto di Banca sull'ala sinistra. Siamo a metà tempo, inizia un po' di turnover anche per Bellotti. Mazza uno contro uno, scarica per lo stesso Bassanese, si presenta così. Pronti via.
Viene servito Bassanese che va. Attenzione di partenza veloce, Antic, Rotaru, Chioretti, poi devono fermarsi sull'intervento di Salvati. Sì, lì c'è stanno... anche un cambio tra i pali del Romagna, quindi è entrato col numero 22, vedremo prossime azioni, Samuele Mandelli. Quindi provano la carta del cambio del portiere. Ha fatto un paio di interventi Martino all'inizio, poi non è più riuscito a prendere le misure, ora prova la carta del cambio portiere, coach Tassinari. Ancora palla per Bassanese che sembrava essere riuscito a tenerla viva, ma non così. Eccolo qua. Dell'arbitro, quindi si riprenderà con eccolo qua l'inquadrato Samuele Mandelli, potrà effettuare la ripresa del gioco. Tanto corre il tempo, 17 minuti 10 a 5 in questo momento a favore di Cassano. Sì, è un po' il copione della partita d'andata, perché anche a ottobre mi ricordo il Cassano aveva cavato un colpo lì addirittura ancora più netto, perché dopo primo tempo si era in vantaggio di una decina di reti. Ora altra palla recuperata da Savini, contropiede per Saitta che però non trova lo specchio della porta, ha saltato troppo e la palla gli è scappata sopra la traversa, non è riuscito a fare scendere. Attenzione Rotaru, va sull'ala, intercetta, ma c'è anche era c'è un fallo prima sullo stesso Rotaru. Quindi si rimane in avanti con Antic. Palla arriva all'ala, oh, liberati bene, Riva. Ma Riva c'è. Una volta Riva legge in anticipo il tentativo di pallonetto e le neutralizza. Errore per Di Domenico. Passi di Mazza, sì. Ha tentato di fare una finta di corpo, ma gli è scappato un appoggio in più. Poi palla recuperata da Savini. Riparte ancora il Cassano in contropiede. E libera Saitta, che continua a puntare sullo stesso palo per il momento. Che si tratti di un tiro dall'ala o di un contropiede, comunque è il palo alla sinistra del portiere di che viene battezzato. Un po' confuse, poi riesce a ripulire tutto Savini intercettando la palla e lanciando... Sì, aveva anche l'opzione probabilmente di andare da solo, però giustamente era migliore quella del passaggio verso Saitta e così è stato, che ha ripagato. Massimo vantaggio 6 reti per ora per il Cassano. Attenzione a Salvati che in giro a far l'indiano, va a disturbare Rotaru, deve vedersela con Kabir che lo obbliga a battere 9 metri. E c'è time out da parte di coach Tassinari. Sì, diciamo in una prima fase sembrava poter rispondere colpo su colpo, poi Cassano anche grazie alle parate di Riva ha messo la freccia ed ora il vantaggio è già importante, quindi deve correre i pari Tassinari. Intanto noi ne approfittiamo per cercare di leggere finalmente il programma di questa prima giornata di ritorno, che vede alle 16.30 sono scesi in campo Albatros e Campus, poi magari andremo a recuperare anche i risultati. Alle 17 Brixen Fondi, alle 18 Bolzano Rubiera, alle 18.30 Sassari Merano, Pressano Conversano e appunto Cassano Romagna. E invece posticipata per gli impegni in Coppa di Fasano al 14, quindi in settimana Fasano recupererà il match interno con Carpi, per una classifica che vede attualmente i Brixen condurre a 25 punti, Conversano e Fasano 19, Merano 18, Bolzano e Pressano 16, Sassari 15, Cassano e Albatro 11, Fondi 10, Campus Italia 5, Carpi 3, Romagna 2 e Rubiera riammessa con penalità, quindi riparte da un punto, quindi gli sono stati decurtati 5 dei 6 punti che aveva guadagnato nelle partite precedenti. Poi con la nota vicenda della partita interrotta Siracusa con 5-0 a tavolino e 5 punti di penalità, oltre anche una multa di ridotta a 5.000 euro in secondo grado di giudizio, però con riammissione della squadra inizialmente esclusa. E poi, come dicevamo, il recupero della partita qua al Tacca avverrà l'11 di gennaio. Intanto difesa interessante. Questa è sfortuna perché questa volta arriva, non ci è potuto arrivare, ma la traversa. Questa è sfortuna. Vediamo, non ci sono stati cambi tattici nelle file del Cassano e anche nel Romagna, vediamo gli stessi effettivi, quindi
non ci sono sostituzioni di uomini, poi vediamo se ci sono nuove soluzioni tattiche, però vediamo Romagna sempre in 5-1 con Albertini la punta avanzata a disturbare il giro di palla del Cassano. Mazza ancora da destra, neutralizza Mandelli, ma c'è anche fallo, quindi si riprenderà con possesso palla del Cassano. Questo è uno dei suoi tiri, tutto a destra, si contorce e punta al palo più lontano, e spesso e volentieri da lì ci riesce. Ancora finta, ma era buona questa conclusione, ma c'era anche un fallo, quindi ha fischiato l'anticipo l'arbitro. Buono a liberare Salvati, poi e va. Tiro di Salvati, credo anche questo disturbato. No, sicuramente disturbato, ma però va premiato fuori comunque una traiettoria che bravo Salvati a prendere, prende anche sfondamento rientrando in difesa sulla rimessa veloce, quindi contropiede Kabir per Bassanese e realizza 1-2 del Cassano. Non è servito il time out di coach Tassinari a fermare le emorragie, vediamo perlomeno non il al coach momento. Sconsolato in panchina. 13-5, 21 minuti già giocati di questo primo tempo. Antic prova. Prova a scavalcare, fa buona guardia a Salvati, attenzione, passaggio al pivot che non aveva ricevuto subito. Poi riesce però a riconquistare il pallone e guadagnarsi un 9 metri. Gioca col doppio pivot adesso in Romagna, con Chiarini ad affiancare Sam sulla linea di difesa del Cassano. Passivo, dovrà andare Antic, va, ha capito tutto Riva, lancia il contropiede. Contropiede ancora per Saitta, vediamo se questa volta cambia lato, no. Non cambia lato. No, decisamente no, però dice finché entra, finché non me la parano, è perché devo cambiare lato. C'ha ragione anche lui. Ci sta. Cassano che si invola, più 9. Antic, Rotaro, Chiarini, parte a posizione di terzino destro, poi come vi so prima, spesso taglia doppio. Attenzione Rotaro, ottimo. Bello lo scambio con il Sam. Stavolta funziona il dai e vai di stampo cestistico. Cambio direzione veloce e soprattutto pivot totalmente libero sulla linea dei 6 metri. Gran merito è di Rotaro, di Chiarini che ha creato, anzi no, era Rotaro. Tanto c'è anticipo su. Sì, adesso la difesa è quasi sinistro. Una 5-1, non è proprio a uomo, però ha deciso di battezzare Savini come giocatore più pericoloso e se l'è preso in consegna. Numero 6 Albertini, centravanti. Nove metri, Mattia l'ha già battuto, Federico Mazza, Savini, palla un po' imprecisa ma arriva, torna a Mazza che serve subito, bello scambio tra Saitta che finta di andare a tirare, in realtà la passa a Dorio che lì bello fresco al centro, già girato verso la porta peraltro, e in sacca, 15-6. Intanto sono terminate le partite che sono iniziate presto, quindi Siracusa batte il Campus Italia 30-21, mentre Bixen ha battuto il Fondi 35-23. Questi finali, poi le altre sono iniziate da poco, c'è solo Bolzano-Rubiera che sono 14-12 all'intervallo. Bene. Tanto Romagna continua a costruire la sua azione offensiva. 24 minuti del primo tempo. Oh, tutto solo Soletto, però non inquadra la porta, dunque nulla di fatto. Tiro completamente fuori da parte dello stesso Rotaro. Non deve neanche intervenire Riva questa volta. Prova ancora più avanzato se possibile Albertini, cerca di escludere completamente dal gioco Savini, ma taglia doppio pivot di Salvati,
Adesso Savini che è incrociato con Mazza, vediamo. Eccolo qua lo scarico per Salvati. Area, purtroppo ha messo il piede in area. Ahimè. Non è la sua posizione, abbiamo notato. Beh, non è nuovo a quella posizione, sicuramente non è la sua attuale, ma non è nuovo, però. Però effettivamente quel danzare passo. Danzare sulla riga un centimetro di là, se non sei abituato, è un attimo. Sì. Infatti non ci è sembrata evidente l'invasione, però l'arbitro è sicuramente più vicino, quindi si è fischiato, vuol dire che probabilmente c'è stata. Secondo me, mio modesto parere, anch'io ho visto un piede dentro nella riga 6, però vabbè, tanto è. Prende il gioco, tanto con numero 14 entrato in campo anche posizione centrale, Luca Tondini. Oh, poteva tirare, perché era soprattutto la difesa sui 7 metri, poteva tirare secondo me. Bel passaggio al pivot che però non inquadra la porta. Nulla di fatto. Mazza, tanto di subato, Mazza tiro, si è schiantato letteralmente sul numero Sam. 10. Sì, sì. Non c'è stato nessun fischio arbitrale, quindi si riprende. Antice, ruba palla. Oh, bravo Bassanese, ha capito tutto, va da solo. Riesce a commettere doppia, si invola. Bravo Bax. Bravo perché ha intercettato, ma la palla non era facile da domesticare. Invece l'ha domesticata e in più ha dato poi anche distanza. Perché nessuno si era proposto come... No, nessuno è andato come scorta, diciamo così. Quindi ha dovuto gestirla da solo, però bravo a si è trovato farlo. Senza traino, per cui l'unica opzione era andare a segnare, così ha fatto. Senza commettere doppio, però l'importante bravo era quello... Bravo Bax. Tenere la palla viva senza fermarla. Tondini, tanto è rientrato anche Tassinari, però non si capisce con lo stesso Tondini, deve recuperare palla Chiarini. Dovrebbe essere passivo. Ancora palla per Restan, questa volta come alla si meglio. È arrivata veramente in maniera caparbia è questa volta, riesce a mandare la palla in fondo al sacco, il pivot egiziano del Romagna. Salvati! Che bello! Che bello Ivan, bello bello bello, veramente bello da vedere. Ad ogni modo 17-7, mancano 2 minuti e 46 secondi al termine. Tondini può organizzare, Chiarini, ancora Tondini, Tassinari può velocizzare, ancora arriva Tondini, ma palla era sia angolata ma non era potentissima, quindi si allunga Riva. Contropiede per il Cassano, però torna bene in difesa in Romagna, quindi si devono fermare e organizzare una nuova quarta fase. Gira palla senza fetta, adesso Cassano, ricordiamo più 10 il vantaggio accumulato in questa prima fase di gioco. Bello lo scarico per Dorio, poi il nostro pivotone lotta un po', ma alla fine riesce a guantare la palla, anche se ormai ha 25 braccia avversarie addosso. E ne approfitta anche Bellotti a 2 minuti dal termine della prima fase di gioco per chiamare il suo time out e dare qualche indicazione per gestire al meglio questo finale del primo tempo, che vede il Cassano per ora nettamente in avanti. 17-7, soprattutto ha fatto più del doppio delle reti degli avversari, quindi insomma diciamo la partita si è incanalata in un certo verso. Che percentuale ha Riva? Riva io vedo 9 parate su 16 tiri, quindi 56%, tanto. Aiutato sicuramente dalla difesa, perché non hanno concesso tiri facili, tiri che sono arrivati in porta erano gestibili, però lui mentre li ha gestiti dall'altra meglio. Parte per il momento 0. Mandelli no, e poi c'era primo tempo credo, cioè prima frazione Martino una parata, forse ne ha preso uno solo perché mi ricordo un doppio intervento consecutivo, probabilmente non ha fatto tempo a segnare tutti due, però sicuramente qualcosina aveva fatto all'inizio Martino, poi non è riuscito più a incidere, invece per Mandelli per ora nulla di fatto. Potete riprendere il gioco, 2 minuti all'intervallo. Messo il gioco da parte di Dorio. Mazza incrocia con Savini. Varco completamente aperto, poi
Ivan spara sulla traversa e ha tirato forse un po' troppo distinto, un po' troppo forte. Non ci credeva neanche lui di avere tutta quella batteria davanti a sé, si è fatto ingolosire, prendere dalla fretta di concludere, quindi cioè, prima che mi chiudo fammi tirare, ma sì. La fretta è stata cattiva consigliera, come dice il proverbio. Palla per l'ala intanto, ancora ma arriva lì, ancora una volta su Albertini. E a questo punto salirà ulteriormente la presenza, infatti 59, perché è bello però queste tecnologie, quanto ti dà soddisfazione, di la verità. Tanto. Gongoli. Va bene, Cassano che organizza, ormai siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Dobbiamo ringraziare anche il signore Excel che ci mette che ci dà tutto ciò a disposizione. Attenzione che c'è un 2 minuti che sta partendo, è involontario, alza la mano, si scusa il giocatore del Romagna, si è reso conto di aver commesso un fallo che giustamente è stato punito con un 2 minuti, però. Mohamed Essam, pivot del Romagna, classe 2001, relativamente giovane. Giovane sì. Molto giovane, anche molto grande. Sì, molto alto. Vabbè, giustamente Cassano con questa inedita posizione di terzino da parte di Usman, che subito però dice scherzavo. E intanto va Jack Savini, palla schiacciata. Movimento, ha creato il varco, poi con lo scalare sulla destra, spazio completamente aperto per Savini che non se lo fa ripetere. 18-7 punteggio. Tanto un po' di turnover per il Cassano, vediamo dentro anche Visentin, posizione centravanti. Attenzione al tiro da fuori. Che bomba! Non è inquadrato a porta, non credo questa volta sia stato intervento di Riva. E si conclude la prima fase di gioco con il Cassano che va a riposo sul più 11, quindi partita incanalata in un certo modo. Vediamo se il Romagna riuscirà a ribaltare la situazione nel tempo. Bene, noi ne approfittiamo, ci prendiamo anche noi qualche istante di pausa. A fra poco. A ciao.
Eccoci qua, pronti per il secondo tempo, giusto in tempo le squadre hanno ripreso l'ostilità adesso, ricordiamo agli ordini degli arbitri Rim e Plotiger, coadiuvati dal commissario Aldea. Cassano che ha dominato più tempo, vediamo ora questa seconda fazione cosa succede. Ecco, più sembra lo stesso perché ancora ha questo Federico Mazza inedito a destra, però sta... Trova spazi. Schiaccia questa palla che si infila sotto al 7. Tanto eravamo ancora in superiorità numerico dalla finale del primo tempo, quindi extra play per il Romagna. Tanto va... È doppia, sì, sì. Sì. Saita tanto... lancia un contropiede, lancia direttamente in porta. Si è accorto che la porta era vuota, quindi... Va a tirare da porta a porta. Intanto, come già detto, finale del primo tempo c'è un cambio attacco e difesa con Visentin che dà cambio a Mazza. Sì, questo... che tra l'altro tiene d'occhio Tassinari. Ecco perché me l'ho portato a destra, perché sta facendo un cambio attacco e difesa sempre con lo stesso Mazza, quindi viene comodo averlo a destra. Te capì il nostro Bellotti? Che c'è? Te capì. Bene, si batte, quindi riprende il gioco. Aveva provato a tirare direttamente in porta, ma non era valido. Bisognava battere la rimessa in gioco. Tanto sembra esserci un po' di nervosismo tra le file del Romagna. Vediamo se è solo un gesto oppure... Sicuramente tanto Mazza. Il punteggio può portare un po' di sconforto. Tanto ancora una bella palla per Dorio, che riesce a gestire il suo difensore, a coprire, proteggere la palla, girarsi e tirare. Bello il passaggio di Mazza, tipo no look, quasi no look. Torna in Romagna a preparare l'azione offensiva. Tassinari al centro, cambia col compagno. Provano a muovere la difesa, passaggio per pivot, non arriva. Però c'è un fallo. Tondini, Tassinari e Chiarini in questa fase del match, i tre terzini. Eccoli qua coinvolti tutti e tre in sequenza. Un doppio incrocio, poi ancora una palla persa, tentativo di servire il pivot. Subito un contropiede per Bassanese, che colpisce senza pietà. 22-7 il punteggio, non si vede... Non si vede spesso punteggio così nella Serie A. Sì, dicevamo anche l'andata, più o meno il filone era stato questo, però lì si trattava della prima giornata di campionato, il Romagna era neopromosso, quindi ancora non aveva affrontato la massima serie. Ora va, si prende il suo spazio Tassinari con un'azione personale. Doppio pio per il Cassano in questa fase con Kabir e Dorio, poi infatti lo stesso Kabir, Dorio adesso esce fuori, poi Kabir va a dare il cambio a Salvati. Tanto vediamo movimenti sulla panchina del Cassano, pronti a entrare probabilmente Borghi, vediamo lo stesso Filippo Banca che ha giocato la fase iniziale del match, e si sta scaldando anche Germano Albanini che probabilmente a breve darà il cambio. E arriva Savini. Anche lui, azione personale, si alza, si inarca e inquadra bene, preciso, la porta alla destra del portiere. 23-8. Attenzione, Rotaru, Tassinari. Rotaru aveva l'opportunità di tirare, lo fa adesso. Adesso ci pensa, ma questa volta gli ha preso le misure. Riva. Ancora Riva. Sembra potesse avere più spazio giro di palla precedente, quindi ha perso l'attimo ora. Savini, ha cercato un tiro, che suggerimento sì, per Saitta, che nonostante ha avuto la difficoltà palla, a raccogliere la palla, perché sul primo palo comunque continua imperterrito a battezzare quel palo giustamente. Beh, per Saitta diciamo un 8 su 9, non male. E anche per Bassanese dal lato opposto un 4 su 4. Direi che dalle ali oggi le percentuali sono state decisamente alte. Attenzione, Rotaru per Tassinari. Non aggancia subito, ne approfitta Savini,
che lancia Visentin. Contropiede, gloria anche per Giacomo Visentin. 25-8. Riparte Romagna. Cassano che si dispone in difesa. Intanto parte lo schema doppio pivot per la squadra di casacca rossa. Prova e riesce, ma ha fischiato prima. Ha fischiato prima l'arbitro. Ha fischiato prima. Sì, l'arbitro fa segno. Che ha fischiato prima è evidente. Sì. Che ha fischiato prima è evidente. L'arbitro si è scusato anche con la panchina, abbiamo visto, perché ha fatto il segno. Ragazzi, era visto, sotto il fallo. Fallo fischiato, quindi chiede scusa alla panchina, però ormai il fischio è partito. Tra l'altro il tiro era bellissimo. Va bene. Attenzione, perché ho visto Rotaro scivolare per un attimo, ho visto la caviglia. Ma stanno in andando, posizione molto brutta. Stanno andando di iniziative personale, perché su azione strutturata e organizzata. Tanto lo vediamo il cambio tra Riva e Albanini, quindi ci sarà Germano a difendere la nostra porta d'ora in poi. Per Riva un 55% finale, 11 parate su 20 tiri, 9 le reti concesse. Davvero alta. Ancora Saita, ancora gol. Questa volta secondo palo. Ti ha sentito. Ha deciso che era arrivato il momento di cambiare palo. E lo ha fatto però sempre traendone massimo vantaggio. Tanto è rientrato Banca, ma anche per lui giocherà in posizione anomala, perché lo schiera all'ala destra al posto di Saita. Tiro fuori dallo specchio della porta, quindi si era comunque disteso bene Albanini. Ad ogni modo Cassano che riparte con Savini che va in autonomia, parata però, recupera Mandelli, la palla molto bene, bravo Bassanese a non commettere. Tocca Mandelli questa volta, poi però il più lesto a recuperare la palla vagante proprio Bassanese. Ed ecco Borghi. Partiti, esatto, ecco qua, sta dicendo Marco Borghi, numero 67. Al posto di Salvati. Classe 2002, uno dei nostri giovani più interessanti, oggi visto anche il risultato potrà guadagnarsi qualche minuto importante in Serie A, dove probabilmente lo vedremo in pianta stabile nelle prossime stagioni. Borghi, mazza, fa la finta, poi passaggio no look, non riesce, nonostante la sguisciata due volte. Attenzione, Tassinari, siamo già alla parte opposta, Rotaru, la palla arriva all'ala. Bel tiro, con nulla numero può. 18, Martin Di Domenico, spezza l'incantesimo. Belotti urla calma, quindi frena Savini. Sì, adesso c'è un po' di turnover, quindi spazio ai giovani. Jack rimane in Visentin, rimane in campo fisso, non fa più attacca in difesa con la mazza, ma rimarrà anche per la azione offensiva. Borghi scarica su Bassanese, Savini, ancora Bassanese, lunga azione. Gira palla nel tentativo di far muovere la difesa avversaria. La palla arriva a Visentin sul secondo palo. Lunga azione, ma alla fine hanno la meglio perché hanno fatto ballare la difesa. Alla fine classica, sì, però, scalata a sinistra. 39 minuti di gioco, 27 reti, è abbastanza anomalo, direi. Sì, 27-10. Diciamo in Romagna ha tirato i remi in barca abbastanza velocemente, quindi quando si è trovato di sotto i 4-5 gol dopo i primi minuti, alla fine non ha più avuto quell'agonismo che ci si aspetterebbe in partite più tirate. Adesso bella parata di Albanini, ma c'era anche fallo difesa su in Rotaro, area quindi di Visentin. Avanti, ci vediamo se Albanini riesce. Schiacciata, bel tiro, difficile da interpretare questa. 27-11. Tanto altri parziali, Bolzano allungato nel secondo tempo sulla Rubiera, 24-15 parziale al ventesimo,
mentre Sassari Merano all'inizio del secondo tempo sono 13-11, quindi partita sicuramente ancora in bilico. Oh, eccolo lì che riceve Dorio. Intanto invece dicevamo, Conversano sta conducendo nettamente all'intervallo 17-10 a Pressano. Questi parziali degli altri campi, torniamo in cronaca. Va bene, Romagna intanto Tassinari con prova Rotaru, trova le soluzioni. Antic cerca uno scarico sull'ala, palla arriva ma deve ripartire. E poi ha capito tutto Branca, si invola in contropiede. Intanto è rientrato Redaelli che si presenta neutralizzando il contropiede di Branca. Sì, una scelta strana quella del tiro di Branca che finisce sui piedi del portiere. E intanto ancora dall'ala sinistra. Eh sì, va, ha trovato Romagna il suo momento giusto di Domenico. Secondo gol per lui. Breve spazio di qualche minuto. Intanto Bassanese al centro. 28-12, 11 minuti giocati di questo secondo tempo, ancora 18 minuti abbondanti. Savini, Borghi, ancora arriva Savini la palla al centro, Bassanese prova il tiro, era bello, però è altrettanta bella la parata di Redaelle che si lamenta con i suoi per non aver neanche provato a in qualche modo impensierire Bassanese che con tutta tranquillità è andato al tiro. Adesso prova Bassanese. Bassanese, che bello! Che passaggio si è inventato? Contro Redaelli, che abbiamo detto da qualche azione è rientrato tra i pali. Che bel passaggio! Beh, insomma, sembrava Bassanese in gioventù, che adesso sei vecchio, ma per dire nelle ancora più in gioventù? Nelle categorie giovanili giocava più da centrale che da ala. È vero, quindi è vero. Qualche colpo nel scaricare i palloni gli è rimasto. Ottimo a liberare, non riesce Albanini. Questa volta dall'ala sinistra con il numero 23, anche lui è entrato da poco. Abbiamo Noè Ramondini. 29-13, tanto avanti il tempo. Andiamo verso la metà del secondo tempo. Tanto arrivano indicazioni dalla panchina del Romagna. Borghi, Savini fino e questa volta gli ha preso le misure Redaelli, neutralizza il tiro di Branca. Ricordiamo Branca comunque non è mancino, è comunque fuori mano dall'ala destra. E poi ancora Rotaru. Beh, c'è un po' di gioco adesso finalmente. Sì, vuoi un po' i cambi, un po' qualche forse turnazione di... quindi ha perso un po' l'amalgama difensivo a Cassano, di contro il Romagna ha trovato un po' di continuità, di fluidità nella nova, quindi non riesce a ricucire il gap, però quantomeno lo tiene costante sui 15 gol che abbiamo raggiunto nel via di ripresa. Bassanese spazia molto nei tre ruoli centrali. Borghi, bella l'azione, ancora Branca che questa volta sull'uscita di Martino dice non vado basso, vado questa volta alto sul secondo palo, vediamo che succede. Succede che è rete, fa partire un mezzo pallonetto non un po' più arcuato ma neanche teso, quanto basta per superare in uscita Redaelli. Tassinari, Rotaru, ancora anticipo da fuori, ma bravo Albanini, succede il contropiede, poi scarica Savini, parte la seconda fase. Bassanese poi si ferma e riorganizza il gioco. Bravo, sì, ha già spostato l'uomo, forse con un'altra mezza finta era dentro, ma ha preferito organizzare il gioco. Del resto non ce n'è motivo di affrettare, di forzare. Esatto. Anzi, vale la pena sfruttare questi minuti per Borghi.
aumentare la guarda Visentin cosa è riuscito a fare tra giocatori che magari normalmente non giocano in questi ruoli, quindi magari c'è possibilità di affinare le collaborazioni senza necessità di dover forzare, arrivare al tiro. Intanto Visentin ha recuperato una palla preziosissima. Sì, sì, direi davvero in maniera furba. Sanese, Borghi, Savini, ancora Borghi. Che... eccolo qua Borghi. Questo Paolo Borghi Marco lo sa fare molto bene. Sì, sì. Ha quelle finte di corpo che sembra stia facendo una roba, in realtà poi ne fa una completamente diversa. Molto davvero bene, sono contento per Marco, se lo merita. Sembrava volesse veramente continuare la scalata, invece con sta palla in mano. C'è da dire che i nostri ragazzi, nonostante il vantaggio ormai in netto, stanno mantenendo la concentrazione, quindi stanno... tiro questa volta finisce fuori. Stanno applicando al meglio, magari qualche piccolo impeggiamento dovuto al fatto che cambiati tanti uomini, però la concentrazione sicuro non manca. Infatti ancora Visentin va a colpire Jack, che comunque anche del suo sta tirando con buone percentuali. Vabbè, 16 minuti del sedicesimo minuto del secondo tempo, quindi ormai tre quarti di match sono andati. Punteggio decisamente a favore di Cassano. Ah, ha capito e non solo, ma ce l'ha fatta proprio a... poi ha tentato in estrema, vabbè, però... Jackie c'è da dire che... No, beh, allora, Jackie è uno che va sempre, non si risparmia mai. E comunque è stato premiato perché ben tre volte si è trovato nel momento giusto in cui la palla vagante gli passava di fianco. Che nonostante i cambi il gap si è comunque allungato. Antic è bravissimo soprattutto a fintare ad andare a destra e poi con un balzo si è spostato nello spazio vuoto e ha potuto inquadrare per bene la porta. Ha insistito a lungo Rotaru, poi ha trovato gloria personale. Tanto continuano ragazzi del Cassano, ragazzi in campo rimangono gli stessi. Massanese in questa fase in centro con Savini a sinistra, uno contro uno, incrocia ancora Borghi, deve fermarsi, riparte Savini, la palla arriva ancora alla destra, volante per Dorio, palla incrocia il palo, poi sbatte sullo stesso Dorio. Ha tirato molto affrettatamente. Sì. Ed ha beccato il palo, forse ci ha messo la mano per ora da Elli, perché mi ha dato l'impressione di averla in qualche modo deviata sul palo. Ad ogni modo, non è rete. Nulla di fatto. Esce Sam a girare palla insieme a Tassinari. Poi Rotaru, Antic, si scambiano più volte la palla. Lo stesso Rotaru. Osti. Tiro sul volto del portiere. Sul volto, poi con fair play va a chiedere scusa, chiaramente non era voluto perché nel frattempo ha subito anche un fallo da 7 metri. Ha subito fallo, tirato sotto fallo e però, volontariamente finita sul volto di Albanini. Ma diciamo, anche se non aveva colpa, è comunque andato a chiedere scusa al nostro portiere. Quindi segnaliamo questo bel gesto di fair play. Intanto nel frattempo Antic ha trasformato il tiro dai 7 metri, perché su quel colpo al volto su Albanini c'era anche un fallo da 7 metri sullo stesso Rotaru. E detto trasformato da Antic, Ivan Antic, croato. Dove l'ha messa? Che miseria! Che bomba! Bella tesa, poi quando prende i pali interni dà sempre quella bella sensazione di giustezza proprio. Va bene, 20 minuti oramai, andiamo verso l'ultimo pezzo di gioco. Tanto Cassano continua a scorrere bene, palla Fioretti. In vola banca, poi vede arrivare Visentin che va a marcare. Terza rete anche per Jack.
bella collaborazione tra Branca e Bientini. La seconda giornata credo sia la quarta anche questa per Jack. Sì, esatto, che ci qua. Quarta rete per lui. a 16. Ultimi 10 minuti di gioco. Fioretti in questa fase dentro posizione di terzino destro con Rotaru ed Antic. Sale Ramondini. Lungo giro di palla, attenzione passivo. Deve tirare, c'è stata bravo, la direzione, ma Albanini l'ha toccata. No, secondo me rimaniamo no, in attacco, alla fine, quindi però rimaniamo sempre sotto passivo perché c'è stata una deviazione semplice da difesa. Ancora murata da Dorio. Non è proprio murata, ma palla, diciamo che l'effetto è quello. Visentin per Banca, questa volta si invola da solo, ma neutralizza Redaelli. Bravo Redaelli, bell'intervento, contropiede. Tanto Savini si accomoda. Che Filippo ha sbagliato un paio di contropiedi, ma in maniera strana, cioè non sono stati tiri. Sì, no. Tiri un po' strani che comunque Redaelli da par suo ha neutralizzato. A mio modesto parere l'intera partita è un po' fuori dagli schemi soliti. Difficile lettura. Diciamo. Sì, direi di sì. Tanto il passaggio che rischiava di arrivare, forse era nelle intenzioni di Antic farlo arrivare in quel modo lì evidentemente al suo pivot. Oh, tutti a liberare l'ala e va. Che va Ramondini 35-17. Sì, diciamo è difficile capire dove iniziano i meriti del Cassano, dove iniziano i demeriti della Romagna, perché a parte che è vero la differenza in classifica è netta, probabilmente non sono queste le partite che Romagna deve cercare di vincere per guadagnare punti, però forse ci è sembrata un po' troppo rinunciataria, hanno tirato i remi in barca fin troppo presto rinunciando a lottare ulteriormente, almeno questa è la sensazione che abbiamo avuto qua in cronaca. Poi chiederemo allo stesso coach Tassinari cosa ne pensa della prestazione dei suoi. Tanto gira palla e va. Sì, Filippo Banca sta facendo gol difficilissimo perché ricordiamo è alla destra in questo momento, ma è fuori mano perché non essendo lui mancino, quindi sta tirando delle cose complicatissime e poi ha sbagliato quei due contropiedi. Sì, sì, in maniera è vero, sono d'accordo. Dottor Jekyll e Mister Hyde, diciamo un po'. Tanto riprende il gioco con Fioretti. Antic, bello lo scarico per Essam. Ci arriva Albanini, ma non riesce a fermare la traiettoria della palla. Peccato. 23esimo minuto di gioco, 7 al termine, 36-18. Salvati nel frattempo, Cassano. Riposo anche per Savini. Sì, indubbiamente Belotti sta provando tutto ciò che magari non riesce a provare in altre situazioni. Salvati, tutto perfetto tranne il tiro, che finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Contropiede Visentin. Anche in questo caso troppo frettoloso il tiro. Redaelli va con sicurezza. Tanto va Salvati a provare a disturbare Antic. Va a cercare uno sfondo Visentin che ancora non trova. Ramondini dall'ala destra, che insomma da quando è entrato il suo l'ha fatto, perché tre palloni ricevuti, tre marcature in fondo al sacco, quindi sicuramente positivo il suo ingresso in campo nella seconda fase di gioco. Classe 2001 anche lui, giovanissimo. Tanto la batteria di terzini inedita per il Cassano, Salvati, Bassanese e Borghi. Non ce lo saremmo aspettati tutti e tre contemporaneamente in questi niente. Ruoli. Passaggio era buono, viene però
trattenuto, fischiato sì. Esamo, che non è convinto, fa segno all'arbitro, non ho fatto niente. L'arbitro gli risponde con lo sguardo, birichino, qualcosa hai fatto, stai buono. E ora invece ruba palla Tassinari, può partire in contropiede Fioretti. Sì, diciamo anche il fatto che la partita sia stata poco combattuta, lo vediamo anche dal tabellone delle sanzioni, abbiamo un cartellino giallo Kabir e un 2 minuti per Esam, queste gli unici, le uniche sanzioni combinate dagli arbitri. Quindi non era, sicuramente non eravamo pronti a commentare una partita. Sì, ci aspettavamo un Cassano favorito, però sinceramente... vittoria con questo margine così ampio, così netto, non era facilmente pronosticabile. Tiro che finisce fuori. Riparte in seconda fase. Fioretti poi deve cambiare lato. Rotaru, bello uno contro uno, ma bella anche la risposta di Germano. Albanini che si mette in mostra. 4 minuti al termine e qui anche giustamente chi ha meno minuti sulle gambe è un'ottima occasione per metterne su un po', per prendere un po' di esperienza. Visentini intanto si posiziona secondo pivot, Salvati, arriva Borghi, Bassanese, ancora Salvati, rientra Bassanese, Borghi anche lui verso il centro, non arriva alle palle là, eccolo qua per Visentin, pallonetto, questa volta lambisce il palo ma poi torna fuori. Tiro da fuori in doppio appoggio, mi sa che gli sfugge la palla dalle mani perché finisce abbondantemente al lato del numero 3 porta. Cristian Mengoli ha tentato questo tiro improvviso, ha sorpreso un po' tutti perché né difensore né portiere si sono accorti del tiro, però buon per noi, la palla si perde abbondantemente oltre la traversa. Tanto stiamo notando per il Cassano ci sono stati neanche tiri dai 7 metri, mentre 3 ne ha tirati il Romagna con Antic che li ha trasformati tutti e 3. Borghi, ancora una bella parata di Redelli su Bassanese, ha scaricato Borghi su Bassanese, tratto dritto per dritto ma non è riuscito a indirizzare la palla sul secondo palo, sul primo c'è la guardia Martino e ha neutralizzato il tiro. Due minuti al termine, ultime fasi di gioco. Alla fine in maniera caparbia, e va Antic ancora. Comunque per Antic il bottino è interessante. Indubbiamente. Quarta rete per lui. Un minuto e 40 al termine oramai. Salvati, Bassanese, Borghi. Ancora Bassanese, Salvati, prova il tiro sotto le gambe, poi recupera Dorio che però stampa la palla sulla traversa, dunque diventa un contropiede per Antic che però viene bloccato. Ancora Albanini, la palata di Albanini che ottiene il massimo perché finisce la palla sul fondo, dunque palla per Cassano, ultimo minuto di gioco. Va a marcare un'altra parata che fa sempre media. Per il proprio Germano si è trattato di entrare quando mai la difesa aveva anche un po' mollato il colpo, quindi non è stato aiutato, indubbiamente, però, insomma, per lui è un... 2-3 parate le ha messe a segno sicuramente in viaggio con un 20% di parata, che comunque non è male considerando il poco aiuto da parte della difesa. Potrebbe essere l'ultima azione, poi le squadre prossimo turno saranno attese, il Cassano dalla ben più complicata trasferta con Versano, mentre per il Romagna turno casalingo con il Bolzano.
Tanto ancora Branca dall'area destra, ma ancora una volta Redelli gli ha preso le misure, neutralizza anche questa. Abbiamo ultima azione da parte del Romagna. Capire quale sarà il punteggio finale. Ma ha capito tutto Bassanese, ruba palla e vediamo se viene convalidata. E segna! L'arbitro fa segno che la palla era già entrata sulla sirena, quindi ultima rete di Stefano Bassanese. Sì, tra l'altro da una posizione piuttosto improbabile, bravo. 37-21 il punteggio finale con Martino che viene abbracciato dai nostri giocatori, ovviamente Martino nato e cresciuto nel Molteno, quindi incontrato varie volte le giovanili dei nostri ragazzi che lo conoscono bene, vanno a salutarlo e a rincuorarlo un po' perché poverino, lui e il suo collega hanno preso 37 gol alla fine ma in maniera quasi incolpevole direi. Bene. Prossimi turni abbiamo già detto che Cassano sarà a Conversano mentre il Romagna ospiterà il Bolzano. Noi sul punteggio di 37-21 ringraziando tutta la crew, quindi grazie a Cencia telecamera, Bianchi alla regia, Silvano Leonardo allo scoring, il buon Cristiano e Luca vi salutano con il consueto buona palamano a tutti. Ciao.